Presidente, questo è un po' la dimostrazione che la sanità regionale continua ad investire anche sulle strutture già esistenti? Sì, anche in caso di strutture esistenti che sono previste insomma, in termini di percorso, poi di confluire verso nuove strutture di realizzazione, non abbiamo mai smesso di fare i necessari investimenti. Investimenti in sanità significa sicurezza, significa qualità. E non può essere, chiamiamo il pretesto, che stiamo investendo altrove, poi con i tempi che spesso abbiamo nel seguire i cantieri, perché così non si spendono soldi da altre parti. No, noi dobbiamo continuare a garantire questa qualità e devo dire ogni volta che restituiamo quello che viene investito alla nostra regione è sempre un motivo importante di apprezzamento, perché poi l'investimento in sanità va verso i cittadini e i bisogni più importanti, avere più spazi per un pronto soccorso o per attività chirurgiche o che permette a una struttura di lavorare meglio come accade qui ad Osimo è proprio un risultato che poi viene immediatamente apprezzato dagli operatori che sono essenziali dentro una struttura, ma dai cittadini che rivolgendosi vedono un impegno costante, un interesse nei loro confronti e un alzamento della qualità dei servizi. Qui sono circa 300.000 euro, chiaramente un intervento su una struttura esistente, si tratta di creare nuovi spazi, ampliarli per il pronto soccorso, per attività chirurgiche, e era atteso da tantissimo tempo, sembrava quasi quando è stato proposto dicendo ma che senso ha proporlo oggi, ne dicevano anche qualche giornalista. Allora, visto che la struttura dell'IRCA sta andando avanti celermente, il celermente si è dimostrato che purtroppo con le imprese CMC che ha avuto i problemi che ha avuto non erano, e questi 300.000 euro andavano giustamente investiti e oggi possiamo vedere i risultati. Insomma, abbiamo coperto quello che non è stato fatto negli anni in cui si pensava più o meno di restare qui, nella fase in cui portiamo avanti questa politica di non smettere mai di investire sulle strutture sanitarie.